Terremoto torna a far paura nelle Marche, edifici evacuati, treni fermi e tanta paura. Fanno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per eseguire in due giorni le verifiche ai plessi. Chiuse anche la Memo e la biblioteca Federiciana. Traffico in tilt lungo la superstrada Fano-Grosseto per due incidenti avvenuti prima e dopo la forte scossa di terremoto, un ferito e sei mezzi coinvolti. Da eroi a sospesi, la storia di Pamela, infermiera da 26 anni in prima linea nella lotta contro il Covid. Non può un vaccino essere un'arma per discriminare le persone e creare gruppi di lavoratori di serie A e di serie B, ha detto. Questa è una battaglia di civiltà, umanità e democrazia. Terze dose al rallentatore nelle Marche, sono solo 23.000 e tra i cittadini regna ancora l'incertezza. Perché adesso è indeciso sulla terza? Perché non lo so, mi devono chiamare, non lo so se... penso che la farò se la devo fare, però... boh. Aria a prova di virus in tre scuole della provincia pesarese, inaugurati gli impianti pagati dalla regione, l'assessore Baldelli in visita all'istituto Anna Frank. Buonasera, le Marche tornano a tremare alla vigilia del quinto anniversario del terremoto che nel 2016 colpì il centro Italia. Dopo una forte scossa con epicentro a Montefelcino è seguito uno sciame sismico in quasi tutte le scuole, è scattato il piano di emergenza, diversi treni fermati e gente scesa in strada. Per fortuna non si registrano danni alle persone, allora vediamo il servizio di apertura che è stato curato da Letizia Marchionni e da Filippo Pucci. Momenti di paura in molte zone della provincia pesarese dove la terra ha tremato a causa di una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 che è stata registrata dall'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 12.53 con epicentro a Montefelcino. Il sisma, che si è verificato ad una profondità di 37.5 km, è stato avvertito distintamente in tutte le Marche, ma anche in Umbria e in Emilia-Romagna. Tanta gente è scesa in strada per lo spavento e subito è partito un tam-tam sui social network. Centinaia poi le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per il sisma e che l'hanno segnalato. La terra è tornata a tremare proprio alla vigilia dell'anniversario del terremoto che il 30 ottobre 2016 colpì tutto il centro Italia, provocando morti, feriti e danni ingenti. Alla prima forte scossa di oggi ne sono seguite altre con magnitudo da 1.7 a 2.7 con epicentro a Serrungarina nel comune di Colli al Metauro, una terza di 1.4 a Monbaroccio e dalle 15.07 un'altra è stata avvertita ancora a Montefelcino. Migliaia gli studenti fatti evacuare in diverse città. Anche il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale, infatti è stato richiesto l'intervento dei tecnici per eseguire delle verifiche tra Senigallia e Cattolica, una quarantina i treni coinvolti e sette quelli cancellati. In particolare a Fano è stata data assistenza a 825 viaggiatori presenti su due convogli, sul posto anche la polizia locale. Sono in corso pure i controlli negli edifici pubblici di tutte le aree interessate dal sisma. A Montefelcino la situazione è rimasta comunque sotto controllo. Ho visto che intorno qualcuno, i ragazzi della scuola sono usciti così, però sinceramente, ma anche i vicini di casa non è che l'hanno sentito molto. Non mi sono accorta di niente. Eppure è strano perché questo è il luogo delle vicine. Infatti tutti qui intorno se ne sono accorti, tranne io a quanto pare. Proprio non si è mosso nessun lampadario, nessun tintinnio di bottiglie, niente. Solo ho sentito il rumore fuori. L'ho avvertito chiaramente, io ero a lavoro, ero a scuola in Urbino e ho sentito chiaramente dondolare la sedia sulla quale ero seduto. Mi hanno chiamato perché abito a Montefelcino e hanno avuto la notizia che a Montefelcino c'era l'epicentro e mi hanno chiamato per sapere come stessi io. L'hanno chiamata amici e parenti per sapere se stesse bene, visto che qui c'era l'epicentro. Sì, sì, mi hanno chiamato mio cugino da Pesaro, ha detto: hai sentito il terremoto? È il terremoto. No, non ho sentito niente. Sì, 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 l'ho sentito benissimo. E cosa stavo facendo? Stavo pranzando, ero seduto a tavola, io e mia moglie. Non mi sono scomposto più di tanto, perché ha durato 10 secondi, poco più. E poi è finito. Dopo sono uscito, c'erano i cani che abbaiavano. Io l'ho calcolato sui 7-8 secondi più o meno.
Tante le segnalazioni arrivate anche dalla vallata del Metauro. Per motivi precauzionali, il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, ha dato disposizione di eseguire delle verifiche nei plessi scolastici. Come abbiamo avvertito queste scosse, ho dato incarico immediato al nostro responsabile dell'ufficio tecnico di fare dei sopralluoghi nei vari istituti scolastici e al momento non abbiamo ravvisato assolutamente nulla. Per quanto riguarda i plessi scolastici, abbiamo, che insistono nel comune di Colli al Metauro, due istituti comprensivi. Uno è l'Istituto Comprensivo Leopardi che fa capo all'ex municipalità di Montemaggiore e di Saltara e abbiamo l'Istituto Comprensivo Bucci che è di Montefelcino che fa capo alle scuole che si trovano nell'ex municipalità di Sorrungarina. In entrambi i casi i dirigenti hanno fatto uscire i ragazzi durante al verificarsi di questo evento sismico e hanno atteso che venissero a prendere e ritirare i genitori questi ragazzi o come è successo a Tavernella, alla scuola Falcone, che terminassero l'orario delle lezioni perché eravamo in prossimità del termine delle lezioni e quindi con i pulmini o con i genitori che sono venuti a prendere i ragazzi che sono stati fatti evacuare dai dirigenti scolastici. Ci siamo attivati per cercare di capire se ci fossero problematiche sul territorio, ma da tutti i punti di vista, sia dalla protezione civile, sia della polizia locale, sia dell'ufficio tecnico, non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro di disagio su tutto il territorio. Io non ho sentito niente, no. Okay. Non è cascato niente, nella chiesa ho guardato se c'era qualche cosa che veniva giù, ma non lo so. Hai sentito il terremoto oggi? Sì, ho sentito il terremoto a scuola, i banchi hanno tremato molto forte. Hai avuto paura? Sì. Anche lei signora ha sentito il terremoto oggi? Sì, l'abbiamo sentito, lei è nella scuola di Montefelcino per cui dove c'è proprio l'epicentro e l'ha sentito bene. Io invece ero a Calcinelli, sempre nello stabile comunale, sopra ci sono le scuole e l'abbiamo sentito forte anche lì, sì. La vetrina, di din, i vetri, madonna, ha durato poco, però è stata una bella scossetta. Ha avuto paura signora? Ho molto, comunque qui non è caduto niente, siamo tutti salvi. Molto, così io non mi ricordo da quanto del 12 o il 16 che l'ha dato così forte, però io non mi sono alzato del tavolo, è stato 5-6 secondi. La causa della scossa di oggi è legata alla discesa della crosta adriatica sotto l'Appennino. Lo ha dichiarato a fanpage.it il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni. Questo movimento avviene ogni anno e coinvolge ogni volta qualche millimetro di litosfera. Per fortuna il terremoto è stato profondo e per questo non ha fatto danni in superficie. Storicamente, ha proseguito Doglioni, sappiamo che l'area marchigiana può essere soggetta a terremoti con magnitudo maggiore di 6. Dopo la scossa alle 12.53, ha precisato a fanpage.it il sismologo Maurizio Pignone, nella stessa zona di Pesaro Urbino potremmo avere terremoti anche più forti di quello di oggi, ma non succede da molte decine di anni. Ed ora per ulteriori aggiornamenti siamo in collegamento telefonico con il sindaco di Montefelcino, Osvaldo Pelagaggia. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi. Nel pomeriggio avete ricevuto delle segnalazioni di danni a persone o cose? No, non abbiamo avuto nessuna segnalazione, anche con le verifiche che abbiamo fatto noi sul territorio e dal punto di vista visivo non abbiamo riscontrato danni. Ecco, le scuole sono state evacuate? Attendiamo un attimo, cerchiamo di ripristinare, vediamo se riusciamo il collegamento. No. Eccoci. Sindaco, le chiedevo, le scuole sono state evacuate? No, non sono state evacuate anche perché è stato interessato nella parte finale dell'ora scolastica che i ragazzi sono scesi insieme alla maestra e sono rimasti lì nel parcheggio della scuola senza nessun problema. E domani? Non è stato perentorio. Domani le scuole sono chiuse perché a Montefelcino c'è la settimana corta e ne approfittiamo per fare tutte le verifiche del caso, anche se noi le scuole le abbiamo in sicurezza. Ecco, lei invece dove si trovava al momento della scossa? E io ero nella sede del comune. Si è accorto, ha sentito qualcosa oppure no? No, non ho avvertito nulla, anche se magari c'è stato diciamo il boato, come dicono, che non ci ho fatto caso, ma diciamo di tentennie di mobili e suppelletti diciamo non ho sentito nessuna cosa. Ecco, però avete preallertato poi la protezione civile, così?
Sì, ho preallertato la protezione civile di fare, diciamo, un giro sulle nostre frazioni per una ricognizione, diciamo, tanto per essere scrupolosi e vedere, diciamo, cosa è gli effetti sul territorio. Bene, Sindaco, grazie per gli aggiornamenti, le auguro una buona serata. E domani a Pesaro le scuole saranno regolarmente aperte, lo ha assicurato il sindaco Matteo Ricci, che ha aggiunto: i tecnici hanno fatto i sopralluoghi nelle strutture scolastiche comunali della città, 55 edifici in totale, e dalle relazioni non risultano problemi, quindi domani mattina le lezioni sono confermate. A Fano invece il sindaco Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per 2 giorni per consentire le verifiche tecniche. Ce ne parla il vice sindaco Cristian Fanesi. È stato sentito anche in città, sentito forte e chiaro. E subito dopo il comune di Fano ha attivato il COC, il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. Abbiamo convocato tutte le funzioni presso, appunto, la sede del COC e abbiamo verificato qual è la situazione, appunto, i danni, gli eventuali che ci sono stati da questo terremoto. Al momento, per fortuna, non risultano alcun tipo di danno, solo tanta tensione, un po' di paura, apprensione immaginabile, soprattutto nelle scuole. E allora abbiamo pensato tutti insieme di chiudere le scuole anticipatamente oggi e anche domani, di tenerle chiuse, sfruttando questi giorni per poter fare delle richieste, per verificare gli eventuali situazioni di criticità che al momento non ci sono state segnalate, ma che comunque dal punto di vista precauzionale è giusto comunque verificare. Dunque domani le scuole saranno chiuse per queste visite ispettive che bisognerà fare. E per quanto riguarda invece tutto il resto non ci sono grossi problemi, non ci sono segnalazioni di riguardo di rilevanza da parte dei Vigili del Fuoco o da altri enti. Abbiamo constatato e stiamo dando un'assistenza anche alla Polizia per quanto riguarda invece la situazione alla stazione ferroviaria, perché in attesa di verifiche ovviamente sulla linea ferroviaria stessa adriatica, i treni sono fermi a Fano, in particolare ci sono 3 treni fermi con ovviamente gli utenti che sono scesi in attesa di essere ricollocati o ricondotti alle proprie destinazioni. E dunque altre cose da segnalare non ci sono. Il comune di Fano, il COC, la protezione civile, volontari, la polizia locale è a disposizione, in giro, verifica tutte le situazioni. Al momento il COC resterà aperto finché non saremo tutti tranquilli e finalmente potremo ritornare normalmente alle nostre attività. E sempre per consentire tutti gli accertamenti del caso, rimarranno chiuse anche la Mediateca Montanari e la Biblioteca Federiciano. Lo fa sapere l'assessore del Comune di Fano, Samuele Mascarina. Andiamo un attimo invece a Colle al Metauro, perché è stato comunicato che dai sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico è emerso che gli edifici scolastici non hanno subito danni. Pertanto domani le scuole saranno aperte. Traffico bloccato oggi lungo la superstrada Fano-Grosseto a causa di 2 incidenti avvenuti a distanza di 10 minuti, rispettivamente al chilometro 103 e 600 e al chilometro 102. Uno avvenuto poco prima della forte scossa di terremoto e l'altro subito dopo. Il tratto interessato è quello in cui è presente il cantiere di Anas, a causa del quale si viaggia su una carreggiata per ogni senso di marcia. 6 in totale i mezzi coinvolti e un ferito trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale, che ha imposto l'uscita obbligatoria a Lucrezia in direzione mare, congestionato anche il traffico nelle altre strade in cui sono stati dirottati i veicoli. Ed ora apriamo la pagina della sanità. Questa sera vi raccontiamo la storia di Pamela, infermiera da 26 anni, che dopo essere stata in prima linea, pensate, fino a 18 ore al giorno, nel periodo più difficile della pandemia, è stata sospesa perché non ha fatto il vaccino. I colpevoli non siamo noi, ha dichiarato, ma chi ha gestito tutta l'emergenza sanitaria. Basta con l'odio e le discriminazioni, ritorniamo ad essere umani.
A noi sanitari sono state attribuite tante etichette, eroi, untori, novax, complottisti e anche latitanti, ma non siamo nulla di tutto questo. Inizia così la lettera di Pamela Piccioni, 48 anni, infermiera da 26, sospesa dal servizio nell'area Vasta 1 perché non vaccinata. Ci hanno additato con superficialità, ha proseguito, senza mai ascoltare realmente le nostre voci. Vogliamo solamente che ci sia riconosciuto il diritto di lavorare, come abbiamo sempre fatto, perché siamo le stesse persone di un anno fa, anzi anche migliori. Pamela è stata per 8 mesi in prima linea senza mai tirarsi indietro durante il periodo difficoltoso della pandemia. La sua storia nell'era Covid cominciò all'inizio dello scorso anno. A febbraio 2020 sono stata messa in quarantena per un contatto da positivo. Da lì ho iniziato a informarmi come potessi aiutare in questa emergenza. Sono ritornata al lavoro senza un tampone perché quella volta non era previsto. E mi hanno fatto un corso di addestramento. La cosa che tengo a dire è che in quel periodo l'azienda sanitaria aveva creato un'equipe di sanitari e di professionisti veramente eccellenti, che si sono veramente spesi in questa emergenza lavorando notte e giorno e per cui hanno gestito molto bene quel periodo e nulla da dire. E Pamela, originaria di Iesi ma residente a Pesaro, si occupava dei tamponi molecolari. Ero io quella che andava a casa delle persone a tutte le ore, ci ha raccontato. Indossavo tuta, casco, guanti e mascherina, facendo attenzione a non sprecare nulla, perché i dispositivi di protezione erano contati, talvolta in caso di necessità e urgenza anche riciclati. E così, bardate, entravo a casa dei pazienti. Ho lavorato fino a 18 ore al giorno, ha precisato, e guidato l'auto per chilometri e chilometri, instancabilmente, con pioggia, neve, nebbia, ma ero contenta di dare il mio supporto. Erano veramente centinaia le persone che lei tamponava ogni giorno a Fano, Pesaro e Urbino, ha visto anche comunque delle scene poco piacevoli. Esatto, entrando a casa della gente, sfortunatamente mi sono imbattuta in persone che erano terrorizzate, con la paura, persone anche delle volte arrabbiate, ma soprattutto sole, disperate. E quindi in quel periodo io non solo mi apprestavo a fare il tampone, ma sinceramente chi voleva mi sono sempre soffermata a parlare con loro per un aiuto psicologico, perché in quel momento loro avevano bisogno di un contatto e di una parola. E sfortunatamente le storie di tutte queste persone avevano un filo conduttore che era la solitudine, l'abbandono nel periodo della malattia, ma anche nel periodo della morte di un loro caro, quindi non sono state supportate per nulla e soprattutto molte sono state lasciate con uno scellerato protocollo di tachipirina e vigile attesa. Questo mi faceva soffrire, ha spiegato l'infermiera. Poi, di lì a poco, hanno aperto anche i drive a Fano, Pesaro e Urbino. E durante il suo lavoro si è accorta anche di alcune anomalie? Sì, ad esempio le persone che facevano il tampone più volte, spesso quel tampone veniva comunque sempre riconteggiato come un nuovo accesso, quindi sia positivo o negativo era sempre comunque un nuovo accesso. E quindi andavano ad aumentare i positivi giornalieri, anche se era sempre la stessa persona? Sì, quella volta era così. Tampone che all'inizio non veniva imposto ai sanitari per svolgere il proprio lavoro, però ora, fa notare Pamela, il vaccino, che non è immunizzante, diventa indispensabile. Tutto ad un tratto si preoccupano e lei, che non lo ha fatto, è stata sospesa dal servizio. Allora, quando ho ricevuto la lettera mi sono trovata a essere un po' delusa, amareggiata, ma nello stesso tempo anche preparata e dispiaciuta. E perché a un certo punto io non era più il lavoro che volevo fare, ma ero solamente un mandante di un protocollo, perché non lo facevo più con umanità e con amore, visto che sì, venivano tamponate anche le persone asintomatiche, solamente facendo riferimento a un protocollo e perché si doveva fare. Quindi a quel punto la mia coscienza un po' si è ribellata. E quindi sono stata anche male, con attacchi di panico, insonnia, perché davvero io ci ho messo sempre tanto cuore, però a quel punto non ero più io. Volevo raccontare la mia storia, ci ha detto, per dire alle persone di non avere paura del diverso, che io sono sempre la stessa persona che è venuta in aiuto nel momento del bisogno e che il mio lavoro lo faccio con serietà, professionalità e passione. Non può un vaccino essere più importante del merito e della persona, non può un vaccino essere un'arma per discriminare e creare gruppi di lavoratori di serie A e di serie B, non può un vaccino decidere che certe persone siano migliori di altre, così come non può, ha concluso l'infermiera, togliere lavoro e dignità a madri e padri di famiglia. In tutta Italia siamo tanti sanitari sospesi, tanti che si sono autosospesi,
Sfortunatamente nessuno ne parla, fanno tutti finta che vada tutto bene, invece così non è. Questa è una battaglia per la libera scelta, ma anche una battaglia di umanità e di civiltà, perché siamo persone e dobbiamo ritornare ad essere uniti e ad amarci. Ed è un messaggio di solidarietà questo che voglio dare per tutti e non odiarci più. Nelle Marche nell'ultima giornata c'è stato un altro decesso legato al coronavirus. Si tratta di un uomo di 85 anni residente a Serra dei Conti nell'Anconetano. Invece i nuovi positivi sono 122, di cui 52 nella provincia di Pesaro e Urbino. Negli ospedali della regione ci sono 4 ricoveri in più rispetto a ieri. In terapia intensiva c'è un paziente in più, mentre in semi-intensiva il dato dei degenti resta invariato. Il governatore Francesco Acquaroli è tornato a commentare l'aumento dei positivi al Covid anche nella nostra regione. Finora, ha scritto in un post pubblicato sui social, l'impatto sulle strutture sanitarie è stato contenuto, ma i ricoveri sia nelle terapie intensive che in area medica hanno visto negli ultimi 3 giorni un incremento. Senza ingenerare alcun allarmismo, proseguito Acquaroli, è però importante tenere alta l'attenzione nei confronti del rispetto delle norme e delle raccomandazioni che rappresentano uno strumento importante per contenere la pandemia, soprattutto ora, ha concluso il Presidente, che rientriamo nella stagione più fredda e si torna a vivere la maggior parte delle nostre attività in luoghi chiusi. E adesso parliamo della terza dose di vaccino sulla quale regna ancora molta incertezza. Angelica Panzeri. Lei è indeciso? Sì. Le prime 2 dosi le ha fatte? Sì, sì, sì. E perché adesso è indeciso sulla terza? Perché non lo so, mi devono chiamare, non lo so se... Penso che la farò, se c'è da fare, però boh, io ti dico la verità, io le ho fatte perché mi piace andare all'estero, no? Ora le ho fatte, se no non avrei fatto il vaccino. Quindi non crede tanto nel vaccino? Non lo so, a chi credere. Sulla terza dose di vaccino tra i cittadini regna ancora molta confusione e indecisione. C'è chi non vede l'ora di farla e chi invece, pur avendo fatto le prime 2, ha ancora dubbi. I marchigiani che hanno ricevuto la terza dose sono, stando ai dati di oggi, oltre 23.000. Di questi 4.622 sono residenti nella provincia di Pesaro e Urbino. In ordine di tempo i primi a partire sono stati i sanitari delle strutture ospedaliere e non solo, ma gli anziani stanno ancora attendendo. Insomma, si allontani dalle cifre della prima fase della campagna, specialmente per quanto riguarda la popolazione ordinaria, iniziata il 20 febbraio 2020. Ma i centri hub delle Marche, della provincia dorica, a differenza di quello che è accaduto in altre regioni, sono regolarmente attivi e da alcuni giorni hanno ripreso ad ospitare le terze dosi. Il problema ora nasce anche per chi ha fatto soltanto una dose di Johnson & Johnson. Gli immunizzati con questo tipo di vaccino nelle Marche sono quasi 29.000, ma ad oggi non c'è un'indicazione chiara da parte degli organi regionali competenti a sollecitare il richiamo per la seconda dose. Di fatto, questi soggetti non sanno ancora se dovranno riceverla oppure no. Perché è necessario farla, anche la terza dose, come le altre del resto. Lei le prime 2 le ha fatte? Da adesso, da febbraio dell'anno scorso. Quindi crede nel vaccino ed è pronta a rifare anche la terza? Certo, perché no? È l'unica difesa, guardi, contro sto virus. Lei la terza dose la farà? No, l'ho fatta io già. E sono qui vivo e vegeto, nonostante i miei 87 anni. Se ci vogliamo salvare tutti è questo, se invece qualcuno vuole fare lo spiritoso, il virus gli arriva anche da loro, solo che se arriva da me è una lotta alla pari, da loro invece vince il virus. Il problema è che ho fatto la Johnson, ancora io non so niente, l'ho fatta ad agosto, la devo fare adesso oppure ancora c'è tempo, quello che lo devono dire loro. Lei ha fatto già le prime 2 dosi di vaccino? Sì, sì, tutte e 2. E adesso la terza a dicembre o a gennaio la farò. Quindi crede nel vaccino? Caspita, anche se insomma qualche disturbo l'ha dato, ma relativamente, ecco, un po' di fiacca. Va benissimo, tutto ok. Non vedo l'ora di farla. La terza dose? A me la seconda, 6 mesi scadono a gennaio.
appena mi danno il coso, la via libera, io la faccio la terza dose. Io innanzitutto sono grata a chi l'ha fatto, a tutte le persone che sono vaccinate, perché danno la possibilità anche ai non vaccinati di uscire e di poter essere liberi, insomma, altrimenti probabilmente in questo momento saremmo di nuovo in situazione di ristrettezza e di privazione di libertà. Se serve la terza dose di vaccino non sono io a poterlo dire, perché non sono un medico o scientifico, quindi se ritengono che sia necessario va bene. Sulla strada statale 3 Flaminia, ANAS eseguirà gli interventi di messa in sicurezza del versante roccioso e località Cave di Pietra nel comune di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino. Le attività riguardano la demolizione di uno sperone di roccia potenzialmente pericolante tramite l'utilizzo di esplosivi. Per consentire le operazioni in piena sicurezza saranno necessarie 6 brevi chiusure temporanee del tratto interessato per circa 15-30 minuti. La prima chiusura è programmata per mercoledì prossimo 3 novembre nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13. Aria più pulita nelle scuole, ci spostiamo a Sasso Corvaro Auditore, dove ieri l'assessore regionale Francesco Baldelli ha inaugurato i nuovi impianti di ventilazione anti-Covid all'Istituto Anna Frank. Vediamo. Aria pulita e salubre per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Sasso Corvaro Auditore, della primaria Borgo Massano di Montecalvo in Foglia e della scuola dell'infanzia di Tavoleto. Tutte le 31 aule dei triplessi, frequentate da oltre 450 bambini e ragazzi, sono state dotate di impianti di ventilazione meccanica controllata grazie al progetto della Regione Marche, che ha finanziato l'installazione su iniziativa dell'assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli. L'assessore ieri mattina si è recato all'Istituto Anna Frank per presenziare all'accensione degli impianti. Sulle note dell'inno di Mameli, suonato e cantato dagli allievi, si è aperta la cerimonia. Gli alunni hanno voluto rendere una sorta di ringraziamento creativo, dando prova delle competenze musicali acquisite a scuola. Presenti per l'occasione anche i sindaci Donatella Paganelli e Stefano Pompei. Dobbiamo garantire ambienti sicuri ai nostri bambini e agli operatori. Ecco perché questo istituto ha installato apparecchi di ventilazione meccanica controllata in grado di abbattere fino al 99% la presenza di virus e di agenti inquinanti nelle aule, se ben utilizzati. Questo abbiamo fatto nel comune di Montecalvo in Foglia, così come abbiamo fatto in tanti altri comuni marchigiani, senza distinzione tra piccoli e grandi comuni, tra comuni della costa e comuni dell'entroterra. Sappiamo che i comuni più piccoli a volte hanno difficoltà a reperire finanziamenti, difficoltà anche a presentare progetti per la carenza di tecnici. E allora la Regione ha voluto costruire un bando che garantisse anche i più piccoli comuni, sotto i 10 e i 5.000 abitanti. Le Marche sono state la prima regione in Italia ad attuare questa iniziativa, indicata come esempio virtuoso in tutto il paese. Nello specifico, il comune di Montecalvo in Foglia ha ricevuto 92.000 euro per l'acquisto e l'installazione degli impianti, ovvero 4.000 euro per ciascuno dei 23 macchinari posizionati in altrettante aule tra Istituto Comprensivo Anna Frank e Primaria Borgo Massano. A questa cifra si aggiungono i 32.000 euro assegnati al comune di Tavoleto per i macchinari posizionati nelle 8 aule della scuola dell'infanzia. Ci aiuta, no? Ci aiuta a condurre delle lezioni sicuramente in modo più confortevole. L'anno scorso sono state seguite le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, no? Fra le quali anche la reazione costante dei locali e quindi delle strutture scolastiche. Chiaramente lo abbiamo fatto con l'apertura delle finestre nel modo più naturale possibile, più immediato possibile. L'installazione di questi impianti di ventilazione permette di svolgere le lezioni sicuramente con maggiore benessere, ma anche con maggiore sicurezza, chiaramente, questo. La mobilità delle merci e delle persone rischia di bloccarsi dal costo delle materie prime alla mancanza di tecnici e autisti, dal caro gasolio alla carenza di AdBlue, l'additivo senza il quale i moderni motori diesel si fermano e la cui produzione ha avuto uno stop per il rincaro del prezzo del metano. Confartigianato Trasporti Marche da tempo denuncia la difficile situazione nel settore dell'autotrasporto e della logistica. Per questo ha convocato il suo gruppo dirigente con il segretario nazionale Sergio Lomonte e incontrerà
incontrerà i parlamentari delle Marche e i rappresentanti della regione. Nell'occasione si terrà una conferenza stampa domani alle 11 nella sede di Confartigianato ad Ancona. E adesso parliamo dei tappi della solidarietà, perché il 107° club delle frecce tricolori a Fano ha raccolto insieme a tanti enti e associazioni migliaia di tappi di plastica. Questi oggetti domenica verranno donati alla città di Aviano, che utilizzerà il ricavato del riciclo per la costruzione di un centro di riferimento oncologico. Vediamo alle sue spalle centinaia, forse migliaia di tappi. Di che cosa si tratta? È una raccolta a favore del CRO di Aviano, che in questi anni noi abbiamo sempre partecipato con loro, con la raccolta stessa. Quest'anno un po' di più ne abbiamo, perché con la questione pandemia automaticamente, per dire, la raccolta è stata maggiore. Non è stato possibile consegnarli prima. Domenica verranno loro qui da noi, presso la nostra sede, e si consegneranno facendo, per dire, un piccolo programma, una manifestazione che vedrà realizzare ipoteticamente una casina che sarà poi a sua volta fatta su presso il CRO di Aviano. E per che cosa verrà utilizzata questa casetta? La casetta, o le casette che verranno, per dire, appunto costruite, saranno, per dire, a favore delle famiglie meno abbienti, che purtroppo devono appunto soggiornare in quelle zone venendo dai punti d'Italia più lontani, ecco. Dove e a che ora si svolgerà l'evento? Allora, l'evento si svolgerà qui in via degli Schiavoni 3, dove abbiamo noi la sede, nella piazza Tigua, alle spalle appunto dell'associazione. E inizierà alle 10, anzi in questo momento io ne colgo l'occasione per invitare tutti quanti i cittadini che vogliono, anche per curiosare, che possono essere loro partecipi, portare anche loro, a dare una mano a portare questi bidoni, e ognuno di loro, volendo, potrebbe anche lasciare un nome che, per dire, a lui, per dire, o a lei faccia piacere, che verrà trascritto su una stellina, che poi alla fine l'organizzazione ci dirà quello che appunto ne faranno. E slitta a giovedì 4 novembre alle 7.45 la riapertura del centro di raccolta differenziata di Fano. Il posticipo della data di apertura, fa sapere ASET SPA, è dovuto al prolungamento dei lavori. Infatti è in corso un intervento di manutenzione straordinaria. Fino alla riapertura ci si potrà comunque recare al centro di raccolta di Colli al Metauro. Per ulteriori informazioni sugli orari potete consultare il nostro sito occhioallanotizia.it. E invece il nostro telegiornale torna martedì prossimo, il 2 di novembre, visto che lunedì è la festività di Ogni Santi. Dunque, buon fine settimana a tutti voi. Arrivederci.